Ciao a tutti, io sono Arika, questo è il mio canale Come Vivere in Patozzano. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, azionate la campanellina e se vi piace il video lasciate un bel like. Allora, nella speranza che l'altro video si carichi, come vi anticipavo nell'altro video, ho avuto un mezzo casino con MediaWorld e quindi sto ancora utilizzando il mio vecchio computer che ha 8 anni abbondanti e quasi 9. E purtroppo questo computer, come vi anticipavo nell'altro video, ormai sta facendo la sua storia e quindi è lento, registra male, non riesco a fare l'editing, insomma, è mezzo casino. Quindi abbiate pazienza, mi dispiace, ma purtroppo sono ancora messo un po' così. Potevo organizzarmi meglio sicuramente, però gli imprevisti accadono a tutti, quindi mi dispiace, come vi anticipavo nell'altro video, ci saranno ancora un po' di video fatti da questo PC nell'attesa che mi venga sostituito il PC con dei difetti e quindi sono ancora qui, però dai, speriamo bene. Allora, quest'oggi volevo parlare con voi del tema pasta. Allora, giusto per stare in tema col mio canale Come Vivere in Patto Zero. Per noi il settore pasta in generale è ancora un po' ostico, nel senso che abbiamo cercato di fare vari tentativi, non andati a buon fine, devo ammettere. Perché? Allora, premetto che noi siamo in due, come avrete potuto sentire dal precedente video. E mio marito è un gran pastaiolo, anche a me piace la pasta, però giustamente mangio un po' meno rispetto a mio marito, però considerate che indicativamente non hanno circa 100 kg di pasta, noi la consumiamo e 100 kg di pasta equivale a più o meno, facendo un attimo i conti, perché se si considera i pacchetti da mezzo chilo, diviso 500, no, aspettate, 500 diviso, no, aspetta, c'ho la calcolatrice che ogni tanto fa le bizze, diviso 0,5, sono praticamente 200 pacchetti da mezzo chilo di pasta. E considerando che la stragrande maggioranza, ad eccezione fatta di qualche marchio, fa sacchettini da mezzo chilo in plastica, al che effettivamente significava farsi almeno 3 sacchi di spazzature, solo di sacchi di plastica di pasta in sostanza. E quindi, oltre al fatto comunque il disagio di andare al supermercato, farsi la scorta di pasta, eccetera, eccetera, venire su e farsi la salita con tot chili di pasta, eccetera, eccetera. Quindi un paio di anni fa noi abbiamo provato a smollarci un attimo dal supermercato e abbiamo iniziato a cercare di acquistare pasta, diciamo, in sacchi grossi, da 5 kg. Però purtroppo adesso non ci è andata a buon fine, vi spiego perché. Allora, avevamo provato la Probios, il sito della Probios per quanto riguarda la pasta per celiaci, però non ci siamo trovati benissimo perché la pasta scuoceva. Non so se perché la pasta senza glutine ha una cottura particolare o magari era un tipo di pasta che scuoceva di per sé, però non ci siamo trovati bene, almeno per quanto riguarda la pasta. Poi Probios non ha solo pasta, ha anche altre, cioè non ha solo pasta per celiaci, ma anche altre tipologie di alimentari, tipo legumi, cereali, frutta secca, quelle cose lì, che però può essere comunque valido per altre cose, insomma. E da lì, oltre a Probios, nel frattempo avevamo provato il marchio Ecor o NaturaSì nel sito online, perché nel sito online aveva la sezione grandi formati. Significa prodotti appunto in sacchi da 5 kg per intenderci, e barra o
per alcune cose che non avevi in grossi formati, ce le avevi in sacchetti da 500 grammi, all'epoca sempre in plastica. Invece adesso so che fanno questi sacchetti in carta. Però anche lì, cioè sia nei sacchi da 5 kg in plastica, sia nei sacchetti piccoli, insomma, tutti i vari formati di pasta integrale biologica ci scuoceva. E ci siamo accorti leggendo le etichette che oltretutto il Natura Si, cioè il marchio Natura Si Equor, mischiava il grano duro con il grano tenero per fare la pasta, che ho detto, ma no, qua c'è qualcosa che non va. Ovviamente non abbiamo cacciato la pasta, è lì che sta finendo di, sta finendo di consumarsi, insomma, perché noi comunque siamo abituati a fare scorte annuali o di 2 anni in 2 anni, sia per ridurre i viaggi dei trasportatori, sia per ridurre anche un po' il numero degli imballaggi, cioè nel senso si spera. Non sempre ce la si fa, devo essere sincera. E, anche perché, probabilmente l'ho già fatto notare in un altro video, esistono i negozi diffusi, però devo andare a farmi 35 km fino a Bologna per andare in un negozio diffuso, poi rientrare, perché sì, Giovanni lavora in un supermercato e forse era più comodo dirgli guarda, comprami questo, questo, quest'altro, piuttosto andare io in un negozio diffuso. E quindi alla fine, e poi, cioè, come vi dicevo, i prezzi del negozio diffuso sono più alti rispetto a magari fare acquisti cioè online di grossi formati. Chiaro che se uno deve spendere qualcosina in più, lo spende per avere un prodotto di qualità, quello avrebbe anche senso come ragionamento. Il ragionamento non conviene se uno dice ho un prodotto che comunque potrei prenderlo anche online, è della stessa qualità e spendo di più in un negozio diffuso che acquistarlo online in un sacco da 5 kg, sostanzialmente, perché comunque cioè, alla fine ogni tanto ci vado al negozio diffuso per prendere altre cose, per pasta, legumi, quelle cose lì magari evito, insomma. E quindi niente, alla fine Natura si è bocciato, anche perché avevamo letto le etichette che il valore proteico della loro pasta era di 12 grammi su 100 grammi di prodotto. Il fatto che fosse una miscela tra grano duro e grano tenero già non ci è andato a genio e quindi stiamo finendo di usarla e non pensiamo di ricomprarla in sostanza. E nel frattempo ci siamo informati e abbiamo scoperto che il discorso della scottura della pasta dipende se la pasta è stata o trafilata al bronzo o fatta a lunga essiccazione. Sì e no, forse lo spessore della pasta può anche essere, ma non è detto. E il valore proteico, come vi dicevo, quindi non deve essere di 12 grammi, 11 grammi o 13 grammi, ma minimo 14 grammi, che è il valore minimo per tenere la cottura della pasta. E cos'altro? Sì, poi vabbè, è chiaro che uno preferisce fare pasta integrale, preferibilmente biologica, preferibilmente di grano italiano, cioè ci sta. Sono ragionamenti che credo quasi tutti noi facciamo, però in quel momento non avevo trovato nessuna pasta che mi soddisfasse. Cosa è successo? Circa 2 mesi fa, perché noi siamo comunque abituati appunto a consumare integrale, e ero adesso in un supermercato a fare la spesa, ho detto vabbè ci vado poco, però ogni tanto mi piace cambiare. Niente, guardo, dico, ma sai, voglio riprovare le paste di una volta per capire un attimo. E ne avevo provato un paio della Molisana, un paio della De Cecco, integrale non integrale, entrambi i marchi, e la Rummo, integrale non integrale. E niente, non c'è stato verso, la migliore è stata la Rummo, per tenuta sia come pasta normale che come pasta integrale. E proprio teneva la cottura anche a lasciarla 1 minuto, 2 minuti in più, la pasta proprio non si scuoceva, capito?
E quindi abbiamo detto, ma forse effettivamente gli altri tipi di pasta hanno questo tipo di problema. Da lì ci siamo poi interessati anche tramite gruppi Facebook e tutti ci hanno detto, ma provate girolomoni, provate iris, provate di qua, provate di là. E niente, alla fine, poi mentre che sta, appunto stavo navigando su Facebook che chiedevo consulti, me apparso praticamente questa azienda Armando che hanno pastifici di Avellino e niente, cosa faccio? Chiamo Iris, cioè nel senso chiamo Iris, contatto per email Girolomoni e tutti e due mi dicono: guarda, per l'integrale biologica purtroppo non, cioè, non è garantito che la pasta sia di 14, cioè come valore proteico di 14 grammi su 100 grammi di prodotto, perché il biologico rende meno rispetto all'agricoltura convenzionale. Al che ho detto, ma sì, in effetti può anche essere, però la Rummo fa la pasta integrale biologica 100% italiana, eppure c'è le proteine a 14 grammi su 100, però loro non riuscivano a tenere questo il passo della Rummo in sostanza. Invece con Armando è successo un mezzo casino, perché chiamo, allora era giovedì pomeriggio, quindi scorsa settimana, erano le 16, ho detto aspetta che li chiamo prima che chiudano gli uffici verso le 17-18, ma cioè le 16 credo che sia un orario normale per chiamare. Risponde il centralino, mi dice: guarda, è troppo tardi, l'impiegata è andata via, chiama domani mattina. Il giorno dopo chiama alle 9, dico: è possibile parlare con l'impiegata? Dice: guarda, l'impiegata arriva tra mezz'ora, ti do il numero. Io sono solo il centralino. Vabbè, chiamo l'impiegata, vabbè, nelle 10, perché ho detto: metti che sei in ritardo, che sì, giù, su, giù, però la prendono con calma. Chiamo alle 10, già, sta qua era mezza schizzata. Gli ho detto: guardi, sono un privato, sarei interessata a comprare, cioè vorrei delle informazioni, sinceramente. Ah, non lo so, non lo so, non lo so. Cioè, dico: scusi, ma lei lavora presso l'Armando? Cioè, è il numero giusto? Sì, e non sa le informazioni della pasta che vendete, dei prodotti che vendete? No, le do altri due numeri. Questi altri due numeri non rispondevano. Richiamo il numero dell'impiegata e non rispondeva. Richiamo il numero del centralino, dico: guardi che io sto cercando di chiamare chiunque, non risponde nessuno. Sto qua strippando, ho iniziato a dire: signora, io qui sono solo un centralino, la vuole capire che non deve parlare con me. Dico: guardi, ho capito che è un centralino, ma primo sul sito internet c'è il numero del centralino, non c'è il numero dell'impiegata. Secondo, il numero delle impiegate e uffici vari, non risponde nessuno. Con chi devo parlare? Signora, riprovi. Mette giù il telefono. Vabbè, a quel punto lì, demoralizzata, mi era anche scocciata di stare lì a rincorrere le persone per avere le informazioni, e mando un'email dicendo: guardate, io sono una cliente, ho chiamato mille numeri, mille persone. Insomma, è una tragedia avere le informazioni. Io sinceramente da cliente sono disincentivata a fare un acquisto sul vostro sito. E perché non, cioè, non si trattano così i clienti? Cioè, se un cliente ti chiama e ti dice: guarda, io vorrei anche acquistare, ma vorrei delle informazioni, cioè. Insomma, alla fine mi ha ricontattato l'impiegato del marketing, carinissimo, e insomma ci siamo scambiati i numeri, mi ha chiamato, mi ha spiegato tutte le cose che doveva spiegarmi, anche lui mi ha detto: guardi signora, sì, in effetti il biologico integrale sono farine che non riescono ad arrivare ai 14 grammi su 100 grammi di prodotto come valore proteico, e anche lì colui spiega che la Rummo, perché fa, lo so signora, la Rummo anzi è un ottimo marchio, però purtroppo non riusciamo ad arrivare ai livelli della Rummo sostanzialmente. E lì mi fa: guardi, io le mando un pacco omaggio, così gliele faccio assaggiare e poi mi fa sapere se vanno bene o si scuociono sostanzialmente. Quindi adesso vi faccio vedere quello che mi hanno spedito. Allora,
E li ho già spacchettati perché se no devo stare qui 5 minuti solo a spacchettarli. Allora, primo contro, ho trovato tanto di questa plastica all'interno del, cioè proprio nell'impacchettatura. Cioè, uno voleva evitare la plastica, se l'è ritrovata. E a proposito, poi, allora, c'ho un mini pacchettino, anzi due mini pacchettini. Allora, in questo li ho già spezzettati, c'è insomma gnocchi di patate col marchio vegan e ne ho quattro. E non vanno tenuti al fresco da quello che ho potuto notare. L'unica cosa, c'è semola purea di patate fresco 85%, acqua, patate fresche, semola di grano duro, fecola di patate, farina di riso, sale, correttore di acidità, e quindi acido lattico, conservante acido sorbico, aroma naturale e curcuma, può contenere soia e senape. E si conservano così, hanno scadenza maggio 2023, quindi per un anno non direi che non fanno niente, basta tenerli al chiuso e asciutto. E hanno fatto un pacchettino mignon solo per la fecola di patate. Poi, qui casca tutto, dopo raccolgo. Poi ci abbiamo grano cotto al vapore col marchio vegan, ne ho due. Grano e castagne sempre col marchio vegan, cotto al vapore, tutte. Queste borse sono tutte cotte al vapore. Poi rabando, grano e ceci, sempre vegan e sempre cotti al vapore. Questi ne ho tre. E tre, sempre tre confezioni di grano e lenticchie, entrambe cotte al vapore col marchio vegan. Devo dire che queste due mini scatole potevano, secondo me, metterle tutte insieme. Però, considerando che comunque me l'hanno donato, c'è cioè un pacco prova che me l'hanno spedito, non ho dovuto pagare niente. Diciamo che vabbè, chiudiamo un occhio. Poi mi hanno mandato questo sacco qui enorme all'interno di questo scatolone qui. Vabbè, quanta capita. E qua mi hanno lasciato uno di questo, Armando il fusillone. Questo è grano completamente integrale. La pasta sincera vende tuo piatto, pasta Armando. Ecco, la pasta integrale c'ha le fibre 10 grammi e le proteine 11,3 grammi, quindi è molto carente. Stavo la pasta integrale grano duro con fibra d'avena biologica, quindi c'è grano duro e fibra di avena che è il 3,5% e l'acqua. E questo integrale, c'è questo qui che sono il paccherone, paccherò. Anche questo è sempre integrale, scadenza settembre 2020, sì, uno settembre 2023, l'altro 2024. Poi, finendo con l'integrale, ci abbiamo i tortiglioni, stesse caratteristiche. Adesso che ci guarda, allora, il sacchetto di entrambi sono tutti di carta. Il problema, forse voi non lo vedete, è che c'è scritto agricoltura UE, quindi già lì uno storce un attimo il naso. Poi l'integrale ci abbiamo le pennette, e le linguine, che sono gli spaghetti, quelli un po' più piatti, le linguine. E gli spaghetti normali. Poi mi hanno anche mandato, scusate, stavo mettendo pasta,
Mi hanno mandato gli spaghetti di farro integrale, sempre carta, però ecco, questo non è biologico, attenzione, non è biologico, però c'ha i grammi 12 proteine e fibre 6, quindi indicativamente. Forse vale di più la pena la rum, secondo, anche su quell'altro vale di, comunque di più la rum, però bisogna sentirli. Poi, sempre della pasta di farro integrale, mi hanno mandato queste, la treccia, però la farina, la pasta di farro integrale non è biologica. Sì, però praticamente. Che via. Se no, non ci vediamo. Ok, allora sì, alcune considerazioni. Poi vabbè, mi hanno mandato questo con Alessandro Borghese in foto. E vabbè, non sono una grandissima fan di Alessandro Borghese, ma va bene. Allora, dietro c'è anche questa qui. Non so se vedete. Allora, due considerazioni veloci, poi sicuramente farò un video in cui vi dirò come l'ho trovato, perché finché non l'assaggio non posso dire com'è. Mi aspettavo di più, sinceramente, e mi aspettavo di più e soprattutto mi aspettavo meno imballaggio, meno plastica. E buona il coso che, cioè buona la cosa che hanno le copeche di carta, però non è quel, cioè nel senso, voi capite, faccio un esempio banale, che se io in un anno tra me e mio marito mangiamo 100 kg di pasta, di cui faccio un esempio banale che noi variamo anche molto la pasta, però per esempio, mangiamo 10 kg di spaghetti in un anno, cioè questi 10 kg tu mettimi in due sacchi da 5 o in un sacco unico da 10, non mi fare 1000 pacchettini di pasta, linguine, cioè non so se mi spiego, quello che si può ridurre, si può ridurre, poi è chiaro che se si può fare il pacco da 5, il pacco da 10 in carta è il top, se non si può in carta si fa in plastica, però ecco, notifica, però se fino all'altro giorno che abbiamo parlato al telefono tu mi dici, ah, perché i sacchi da 5 kg, signora, consideri che sono in plastica e sono per la ristorazione, e poi tu allo stesso tempo mi mandi un sacco di plastica così, cioè, anche no, magari, che ne dici? Oddio, ho preso un colpo. Che ne dite, magari? Cioè, se mi fai un pippone sul sacco da 5 kg di plastica, poi mi ritrovo con un coso così di plastica, magari no. Comunque, ragazzi, io adesso vi ho proposto questo. Comunque, vi farò sapere nei prossimi video com'è andata con la cottura, sperando che non si scuocia. E se vi è piaciuto il video mettete un like e mi raccomando iscrivetevi al canale e azionate la campanellina.